penso che sia un canale, aspetta, prova. Questo è quello che faccio io.
attimo. Prova. No. Prova.
Buonasera care amiche e amici sportivi appassionati di pallamano di Eleven Sports da Vito Lamberti. Ben ritrovati dalla palestra Franco Zizzi a Fasano per la 29esima giornata, il 29 maggio 2021. Si conclude oggi una stagione drammatica, brutta, anomala, che speriamo ora, con tutto l'affetto per i tifosi del Conversano, di dimenticare molto presto. Oggi speriamo sia l'ultima partita di questa stagione e l'ultima partita senza l'affetto dei tifosi in ognuno dei palazzetti e delle palestre che hanno visto sfidarsi le squadre di questo campionato di Serie A Beretta di pallamano. Oggi nello specifico di fronte a Acque Sapone Junior Fasano e Banca Popolare Fondi, entrambe le squadre oggi sono di fronte in questa passerella per divertirsi assolutamente, in quanto per entrambe il campionato ormai non ha più nulla da dire e non ci sono verdetti per i quali sono ancora in corsa. Andiamo a vedere le squadre e soprattutto i giocatori che scenderanno in campo oggi per la Questa Buona Junior Fasano: Vito Fovio, Daniele Vinci, Simone Sibilio, Simone Angeloni, Filippo Angiolini, Tommaso e Alessandro De Angelis, Emiliano Franceschetti, Gennaro Lapadula, Albin Jostam, Marco Pignatelli, Davide Pugliese, Alessandro Savino, Leonardo Palmiro, Boggia, Zerico Bearevic, Flavio Messina e allenatore Francesco Ancora. Dall'altra parte, per Banca Popolare Fondi, Luca Macera, Maxim Volivac, Luigi Arena, Antonio Ciccolella, Piero De Benedetto, Dario Mangiocca, Fernando Oscar Marquez, Jonas Matà, Nestor Pennacchio, Daniele Ponticella, Vincenzo Luca Rotunno, Ivan Vulic, Francesco Cascone, capitano, e allenatore Giacinto De Santis, arbitri Giuseppe Cosenza e Davide Schiavone. Immancabile in questa passerella di fine anno, questo ballo di fine anno, non poteva appunto che essere Antonio La Tartara qui con me, postazione di commento. Buon pomeriggio Vito, bentornato al mio fianco. Sì, ultima stagionale tra le mura amiche della palestra Zizzi, che quest'anno di amico ha avuto ben poco, non per i risultati quanto per la mancanza del pubblico che tanto calore porta sempre alla compagine fasanese. Però la stagione si sapeva che sarebbe andata in questa maniera. Complimenti anche alla federazione che è riuscita a portare a termine un campionato a 17 squadre con tutte le problematiche del Covid. Non è stato facile, noi siamo sempre sinceri quando c'è da esprimere, no, una piccola critica, sempre nell'insegna della sportività, la diciamo ora, vanno anche fatti i complimenti, perché la federazione è riuscita, alla vigilia in pochi magari avrebbero scommesso su questo finire in tempo utile per il 2 giugno l'intero campionato. Ovviamente si è rinunciato ai playoff, ma lo sapevamo in partenza. Abbiamo fatto già i complimenti al Conversano per la vittoria dello scudetto e ora siamo qui a raccontare quest'ultima gara che per il Fondi purtroppo non può dir nulla, però la Junior può ancora inseguire il secondo posto, che vorrebbe dire qualificazione all'European Cup. Sì, esattamente, e oltretutto Antonio, come dicevamo, si conclude una stagione povera dell'aspetto più importante, ossia i tifosi sugli spalti, che nello specifico qui a Fasano sono sempre stati particolarmente presenti, e quindi grande merito va anche alla squadra oggi in maglia biancoazzurra per aver raggiunto comunque un risultato così importante a prescindere dall'esito di oggi, senza uno dei giocatori più importanti, ossia il pubblico. Esattamente, è un componente fondamentale. Intanto andiamo in cronaca, perché è iniziata questa gara il Fondi con questa maglia grigio-nera che attacca con Marquez, Arena, Vulic, Cascone, è uscito ora la linea dei pivot, poi vediamo la rete con il numero 11 Luigi Arena, che batte Vinci, che fa il suo esordio dal primo minuto quest'oggi. E dall'altra parte, analogamente e in maniera super rapida, risponde Pugliese con questo bel tiro. Qui intanto il grave errore, può ripartire subito la Junior Fasano in velocità, il lancio per Angiolini che la perde, così scivola malamente e fa anche caldo, e quindi è normale che adesso il sudore sia un'altra delle componenti fondamentali con le quali giocare. Parecchia in questo momento imprecisione da parte dei giocatori, lancio lungo nell'asse bellissimo di questa stagione 2020-2021, Jostan Franceschetti, i due ormai coppia di fatto, e quindi anche se ci sono le compagne qui in tribuna, perché non vorranno sentirci, intanto si riprenderà quindi con un 2-1
per la Junior Fasano. Sì, un minuto, primo minuto ricco già di errori e... sì. Però ci sta. Beh, un po' come dicevamo in anteprima nella descrizione di quella che è la partita, quest'oggi potremmo dire che c'è ben poco da decidere per entrambe le squadre, fatta eccezione ovviamente per il secondo posto, che però come sappiamo non permetterebbe alla Junior ormai di competere per lo scudetto, chiaramente. Però è chiaro che si gioca un po' per divertirsi, per testare giocatori nuovi e magari anche nuove leve, come il caso appunto del portiere della Junior Fasano. Intanto ancora il Fondi in questo caso che prova ad entrare. A proposito di nuove leve, anche Simone Angioni dal primo minuto, sì, che ora ha fatto una bella difesa, una bella azione, sì, difensiva. E tra l'altro è importante la presenza di questi ragazzi, perché dobbiamo ricordare che a Chieti dal 9 al 13 giugno ci saranno le finali Under 19, la Junior tra le squadre protagoniste di questa kermesse nella casa della pallamano in Abruzzo. Ora c'è la rete di Vulic sotto, sì, passivo. Sì, sì, sì. Tra l'altro un buon tiro da parte di Vulic, è stato abbastanza secco nel tentativo di tiro dall'altra parte, bravo Angiolini, si alza e tira. E sicuramente, Antonio, 5 gol in 2 minuti e mezzo, sì, ci sarà da divertirsi. Abbiamo visto partite decisamente molto più, sì, statiche sulle gambe. Ne oggi abbiamo visti nel primo quarto d'ora 5 gol, ora ne abbiamo visti nei primi 2 minuti e mezzo. Sicuramente sarà, sì, una partita per noi e per voi di Eleven Sports assolutamente piacevole. Sì, Angiolini si è fatto perdonare tra l'altro con questa bella rete, l'imprecisione del controllo nell'azione, sì, precedente, però ripeto, ci sta nei primi secondi di gara ancora qualche piccolo errore. Ora c'è il fallo subito da Marquez. Peraltro staremo a vedere anche la coppia arbitrale Cosenza-Schiavone, che si è comportata davvero bene quest'anno, insomma si è resa, sì, protagonista di ottime partite in direzione. E intanto ancora Fondi all'altra parte, il tentativo è tiro dunque dai 7 metri e invasione di Pignatelli e quindi, sì, difesa in aria, e cioè adesso, 7 metri, sì, vediamo Vinci dunque, che non solo oggi partita da titolare ma vorrà sicuramente mostrare il più possibile per farsi appunto vedere anche in lui vista della prossima Sibilio, stagione, entrambi, certo, del portiere anche dell'Under 19. E intanto è stato implacabile questa volta Ivan Vulic, ancora lui che insomma fino a questo momento nei soli 4 minuti però ha già realizzato 2 delle 3 reti del Fondi. È stato proprio io, stiamo adesso in cabina di regia, Angiolini, provano per la prima volta a provare una azione organizzata proprio con Jostam, sempre per Franceschetti, si gira e la rete è incredibile, ancora loro due, 4-3. Chiama uno schema ma in realtà è più che uno schema, è una sì, combinazione occhi chiusi questa. È un canovaccio consolidato, i due si conoscono a memoria e sarà bello anche rivederli, sì, la prossima stagione. Tra l'altro Franceschetti, abbiamo annunciato la scorsa gara, che ha conseguito la cittadinanza italiana, sì, quindi oltre a confermare, no, una pedina importante. Ora grande rete di Arena, ancora lui, sì, 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 qui molto bravo, ha tenuto il braccio alto e ha lasciato passare. Intanto qui c'era forse probabilmente un fallo d'ammonizione proprio per Marquez su Angeloni, e infatti l'arbitro lo riprende, gli dice guarda adesso basta, ho visto che volevi la sua maglietta, però la prossima magari te la dà a fine gara. Intanto Angeloni ancora per Jostam, adesso sempre Angeloni, che fino a questo momento, Antonio, non si è comportato male. Intanto no, sempre il 95 per Angeloni, che prova ad entrare, la schiaccia a terra ed è 5-4 dunque, l'avevamo preannunciato. Sì, efficace il suo ingresso, ha visto, sì, le maglie larghe della difesa laziale. Sì, potremmo dire che in questo caso buona opportunità, e però se è andata a cercare, ha visto lo spazio come hai giustamente detto, Antonio, e qui forse la difesa del Fondi più che Angeloni, no, tra, sì, le ha regalato l'autostrada, c'è da dire, eravamo proprio in direzione. Andiamo ora a Vulic, Cascone, ancora Vulic, Arena, Mata che incrocia col sinistro, conclusione anche non in questo caso, sì, però non irresistibile. Però efficace, la schiacciata a terra, la girata praticamente in rotazione con il busto. Intanto ancora dall'altra parte il palo, questa volta di Angiolini. E subito Vulic adesso in ripartenza rapida. Qui intanto Angiolini commette fallo. E alcune perplessità, ma ritengo che il fallo ci fosse, perché comunque a prescindere dal palleggio, sì, mancato, si è arrivato direttamente ginocchio contro ginocchio. Sì, più fallo calcistico che, sì, pallamanistico questo. Infatti, sì, sì,
lamentò di non aver fatto niente con la mano, infatti il fallo è di piede, possiamo sì. dire così. Ancora Vulic, fa girare adesso palla il Fondi nel tentativo di crearsi un po' di spazio tra i giocatori bianco-azzurri, sempre Arena adesso che prova ad entrare, serve il giocatore in posizione della destra e intanto nuovamente sì, nel contrasto si ottiene questo tiro dei 7 metri, questa volta con un giallo per sì. il 7 Angiolini. Sì, qui ha sbagliato un po' Pignatelli perché ha lasciato sì. troppo spazio, è andato Angiolini a chiudere nella posizione che sarebbe dovuta essere di Pignatelli. Poi Vulic. Ancora Vulic ed è 5-6 dunque il Fondi adesso in vantaggio al settimo minuto, una partita davvero divertente. Conoscendolo, secondo te quanto sarà contento Fabio di essere in panchina, lui che non l'ha vista mai praticamente? assolutamente no, chiaramente è un giocatore, è un animale da campo, è un animale da campo molto bravo a fare la chioccia per i giocatori più giovani, ma io ritengo che finché c'è può giocare, vuole giocare, specialmente in virtù di una partita del genere in cui comunque il portiere è chiamato spesso in causa. E intanto ancora Pugliese dall'altra parte, sempre Angeloni, bravo Jostam, serve Franceschetti, ancora c'è il giallo anche per il numero 24. Vabbè, comincio Ponticello. A pensare che Franceschetti abbia ottenuto la cittadinanza per il matrimonio comunque. Ormai è sempre più chiaro con Jostam, ormai ci siamo schierati apertamente verso sì, i decreti sì. che sono in fase di attuazione. Assolutamente sì, tra l'altro a prescindere da delle battute che possiamo concederci all'ultima no. di campionato, questi no. due giocatori un hanno davvero mostrato un sì. feeling incredibile e tra l'altro molto raro, perché poi sono due, cioè, parliamoci chiaro, Franceschetti ora è un ottimo pivot ma non è dotato di una struttura fisica come può essere magari tanto dall'altra parte. Ancora Fondi, sì, c'è la rete da posizione di ala di Marquez. Sì, dicevo appunto, non è magari il maglione come avevamo visto qualche anno fa. Intanto ancora Jostam, bella parata in questo caso, davvero bravo, molto bravo a Fondi, leggere guarda, sì. sì il tiro da parte di Jostam, sarebbe stato l'ennesimo gol meraviglioso, ma bravissimo il portiere del Fondi, qui intanto si va a chiamare il fallo. Sì, Vogliovac che fu tra i protagonisti della gara di andata, che una piccola nota di colore che dà ultimamente carica a Pepe a questa partita, ha visto il Fondi vincere con la Junior e il Fondi è l'unica squadra che finora non è stata sconfitta dalla Junior, che praticamente si è rifatta nel giro di ritorno anche delle sconfitte di inizio campionato e ha vinto contro tutte le compagini, quindi è vero. Intanto il muro, dall'altra parte il muro, poi non riesce, vince a sfiorare la palla per guadagnare il possesso palla, che può valere il doppio vantaggio per il Fondi. Intanto sì, c'è il braccio alzato del passivo, però Vulic scambia con Matà, poi prova un servizio difficilissimo questo. Beh, per diciamo Cascone che sì. in questo caso Vulic ha preteso un po' troppo ma non aveva molte alternative. Intanto Angeloni e riporta dunque il risultato sulla parità 7-7 al minuto 9 e 52 secondi. Sì, questa rete di Angeloni mi ha ricordato un po' Notarangelo, che oggi è assente sì. per un piccolo problema alla caviglia, di cui abbiamo narrato in diretta mercoledì nel match contro il Conversano, nazione di gioco. Sì. L'occasione si infortunò e ora buono il movimento di Angeloni, che ha finto lo scarico all'ala, poi ha visto il varco e si è insinuato sì. senza paura. Sì, ma infatti fossi in Giacinto De Santis comincerei un attimo a capire cosa sta succedendo da quella parte. C'è sempre evidentemente troppo spazio. Ora Pugliese esce in maniera un po' scomposta. Sì, abbastanza scomposta, vediamo un attimo. Sì, no, si richiede in realtà il medico, probabilmente per la spallata esattamente all'altezza del muso. Anche l'operatore, anche col giallo, vediamo l'operatore probabilmente per ripulire il parquet tra pochissimo. Il medico si rassicura, ma non mi pare ci siano grosse conseguenze. Sì, diciamo nel movimento un po' lui, un po' Arena, un po' Pugliese sono venuti incontro a spalla muso e sì. ha avuto leggermente la peggio l'atleta ospite. E al suo posto De Benedetto. Un cognome un po' anomalo, questa anomalo, D sì. con l'elisione molto vocale, americano sì. intanto proprio sì. De Benedetto. Ancora a scalare sempre Vulic che serve il compagno, però questa volta attento Pignatelli, attento due volte, bravo, e riesce bravo, infatti a recuperare palla. Adesso Bearevic, subito la ripartenza rapidissima da parte della Junior, la palla per Pugliese che prova ad entrare da posizione incredibile,
e la mette dentro ed è 8-7 al minuto 11. Sì, al di là dell'ottimo gesto atletico della virgola, tecnico più che atletico, bravo anche perché aveva la palla sulla, sì, sul destro praticamente, sì, con la mano destra, sì, quindi sì, ha dovuto in pochissimo, in un lasso di tempo brevissimo, cambiare mano, sì, e poi andare a effettuare comunque un tiro pregevole. Bravo il giovane, sì, biancazzurro. Guarda, soprattutto vorrei dire il Fondi è riuscito a tornare in tempi abbastanza celeri in posizione di difesa, quindi non era così semplice, no. Sono stati molto freddi e rapidi nella fase di fraseggio. Intanto ancora Angeloni, sempre per Pugliese, che entra da una posizione molto vantaggiosa, ma questa volta Maxim Volivac è bravissimo ad alzare la gamba e a metterci una pezza. Intanto subito dall'altra parte si rigioca e questa volta è l'otto pari per Marquez, che da posizione davvero molto molto difficile, quasi zero, la mette dentro. Sì, diciamo che Vinci ha un po' un movimento non preciso, la sua giovane età sicuramente, sì, lo condiziona, perché si è un po' girato non vedendo partire il tiro, quindi poi gli ha sferrato la mano, quindi sarebbe stato parabile se, sì, fosse stato un poco più attento, ma ripeto, e a cercare il pelo nell'uovo ci sta comunque, diciamo, perché sono che bravo anche Marquez a tirare in quella posizione. Queste partite servono proprio a farsi quell'esperienza che poi serve. Intanto Pugliese prova lo slalom, ci riesce e mette dentro il gol del 9-8. Intanto c'è anche il giallo per Marquez, che è andato a spingere al momento del, sì, tiro Pugliese. Sarebbe stato 7 metri in caso di, sì, mancata marcatura. Però intanto vediamo, sì, perché cercavo di capire dalla panchina del Fondi, si è rialzato infatti Arena, eccolo che è appena entrato. Sì, ed è Matà, credo che è, sì, andata, sì, sì, a accomodarsi in posizione, in però completamente, sì, diversa rispetto a prima. Quindi in posizione di terzino destro, pur essendo destro di mano. Intanto ancora da Benedetto Vulic, sempre per il numero 6 del Fondi. Bella questa conclusione che si schianta sul palo e poi dentro. Sì, ed è ancora il risultato di parità. Bravo De Benedetto, certo un po' in ritardo la difesa biancazzurra, ora non trova Varchi. Franceschetti, che aveva in realtà realizzato, ma dice l'arbitro, sì, schiacciando anche, beh, la linea, sì, dell'area, quindi ovviamente non si può concedere una rete. No, Volivac non aveva neanche seguito l'azione, probabilmente. Sì. Pugliese, Jörstam, Pugliese. Ci scusiamo se non andiamo spesso in cronaca, ma veramente siamo condizionati dei tanti cambi di fronte, sì, repentini. Tempi rapidissimi. Angiolini, Pignatelli, prova anche lui una brutta virgola, brutta veramente. Molto brutta, bravo Volivac comunque a mantenere il riflesso. Qui bravo Di Benedetto intanto a muoversi rapidamente. Grandissimo scambio, che bella rete ancora per il 6 del Fondi, 9-10. Bravissimo Di Benedetto, bravo lui. Angeloni ha rischiato questo anticipo forzando forse un po' troppo, però ci sta anche provare questo tipo di giocate, sì, perché l'avesse rubata sarebbe partito in contropiede in uno contro uno contro Volivac. Assolutamente, ha dato sicurezza nel movimento, tra l'altro era abbastanza, poi un giocatore con un baricentro non altissimo riesce appunto a sfondare, ricorda un po' a tratti anche Notarangelo, insomma giocatore che come detto oggi non può essere in campo. Intanto Jörstam si alza e tira un fulmine ed è 10 pari. Sì, dopo 9 reti in cui una metà li ha visti comunque, sì, l'hanno vista comunque come protagonista in versione assist man, sì, ora ha deciso di mettersi in proprio e la decima la prendo io, poi, beh, sì, e continuate voi. Infatti intanto Antonio stavo notando Bearevic che parlava con Franceschetti e Angeloni per dire cerchiamo di stare sulle gambe in difesa, evidentemente un po' il leader della difesa anche per l'esperienza. Non è proprio contento di come stia andando. 10 gol in 14 minuti, sì, per lo spettacolo, ma non sono proprio poche. Sì, ora ci sono i 2 minuti di sospensione del Pugliese, che ingenuamente è andato a chiudere con la gamba oltre, sì, col braccio. E in questo caso non nulla da eccepire sul no, fischio, no, assolutamente. Anzi, no, più che subito ha subito assunto la sua colpevolezza il giovane Fasanese. Sì, peraltro con l'opportunità adesso del Fondi, non solo della superiorità numerica, ma anche di ottenere nuovamente la superiorità in termini di punteggio. Intanto proprio De Benedetto per Arena, ancora Vulic, sempre l'11 Arena, eccolo qui Vulic, ancora Arena prova, c'è un minimo spazio, prova ad entrare, ma evidentemente subito fallo. Franceschetti richiedeva probabilmente uno sfondo, infatti sembra un po' sorpreso da questa decisione arbitrale, che probabilmente però è corretta, perché stava già tirando, non poteva certo comparire. Assolutamente. Tanto faccio ingresso in campo anche Dario Mangiocca, sì, braccio alzato del passivo Vulic, un po' di difficoltà su cercare un compagno, poi
Angeloni, un retropassaggio giudicato volontario. Sì, questa volta ha guardato il portiere, forse è stato sì. questo sguardo di questo cenno di intesa che ha un po' tradito. E deve tirare il Fondi adesso, intanto Arena, ancora Vulic, deve tirare, ancora Arena, prova lo spazio ed eccolo il neo entrato e la parata di Vinci questa volta. Ma tiro onestamente Antonio senza pretese, debole sì, sul portiere, insomma, non c'era molto da pretendere per questo tiro di Dario Manzocca. Sì, sul primo palo è rimasto fermo praticamente. Sì. Ora extra player per la Union in attacco, mentre vediamo in posizione di primo a destra c'è col numero 32 Vincenzo Rotuna, da giovanissimo della compagine fondana, anche la Junior con Leonardo Boggia alla destra, pura Mancino sì. che prende il posto di Pugliese. Ora Iersa fa tutto da solo e ovviamente non fa bene. Che bravo come sempre, sia nel movimento ma nel ritrovare la coordinazione giusta per muoversi con il busto e poter dare forza alla palla, perché quella sostanzialmente è la parte più complicata, perché saltarlo puoi saltarlo, sei agile e ce la fai, però puoi ritrovare la forza in quella, in quel modo. E intanto ancora il Fondi adesso, ora vistosissimo sì. questa volta abbastanza evidente, si lamenta Vulic, ma direi che c'era ben poco da dire, con se stesso, perché sì. Non c'è neanche stato il contatto del difensore sull'attaccante, che proprio lui è andato direttamente addosso. Infatti viene affasato che la possibilità del più due con l'uomo in meno. Sì, anche se ora non viene tentata la carta dell'extra player, evidentemente manca poco. Anzi no, è terminata la sospensione di 2 minuti, perché vediamo tutti e 7 i ragazzi della Junior in campo. Jörstam, Angeloni, Jörstam, Angiolini, Jörstam, Pignatelli, fa tutto da solo. Forzata, guarda, ha forzato sì. e non so se hai notato, per gran parte ci è arrivato male e ha dovuto forzare col polso. Questo ovviamente ha reso l'intervento di Volivac molto più sì, semplice da leggere, molto quindi leggibile, sì. Peccato, intanto ancora dall'altra parte il pallone arriva addosso a Vinci, che comunque ha mostrato un buon riflesso. Sì, di Arena però, cioè ha subito anche il fallo. Dunque 18 i minuti, 11-10 fino a questo momento, ed è Vulic adesso in posizione di centrale che prova a coordinare un attimo i suoi. Vulic che insieme a Boljovac è l'unico, anche qua sembra un po' fallo in attacco, però viene giudicato invece l'intervento difensivo di Angiolini. Dicevo che Boljovac e Vulic sono gli unici rimasti in campo praticamente finora dall'inizio. Sì. Con tanti cambi anche da Ponticella al posto di Cascone, vediamo Mangiocca al posto di Marquez, abbiamo visto Rotuno al posto di Pennacchio, e ora c'è Siviglio che entra tra i pali per tentare sì. di realizzare questo 7 metri che vedrà proprio Vulic ad andare a sfidarlo. Angelo Di Carlo, la panchina richiama l'attenzione sul fallo della in attacco, anche sì. a noi sembrava in realtà. Sì, onestamente non l'avrei interpretato esattamente così. Intanto Vulic proprio contro Sibilio e l'aveva presa, peccato. Ma gran gol ancora di Vulic. Peccato ovviamente perché si tratta di un ragazzino alla prima presenza, insomma, potremmo dire una Ricordiamo delle prime presenze, quando insomma. Chiamato in causa, che fece un finale sì. di partita strepitoso. Sì. Diverso tempo fa, sempre in questo campionato, ma la memoria ci tradisce, ne abbiamo viste tante. Infatti, intanto Jörstam, Angeloni. Jörstam, Franceschetti, Angiolini. Ora 2 minuti anche per Ciccolella per aver strattonato. Sì, Pugliese, 2 minuti accademici in questo caso, e ci stavano, però probabilmente un po' sì, al limite. Troppo vistoso l'intervento fallo sì, contro l'arbitro, perché non probabilmente leggermente con meno foga non sarebbe mai stato un no, 2 minuti. No, assolutamente no. E è stata così lenta tradito l'azione che sì. ha fatto sembrare tutto. Ora un vantaggio, poi Jörstam, serve Angiolini. Pignatelli, bravo questa volta a coordinarsi, a trovare anche l'incrocio dei pali senza cercare conclusioni a effetto. Sì, bravo, molto bravo in questo caso anche Jörstam a far partire l'azione come sempre, poi bravo Angiolini a servire col tempo giusto Pignatelli, che questa volta non ha insomma cercato soluzioni troppo sì. preziose, esatto, ed è andato direttamente per il 12-11 quando mancano 13 secondi al minuto 20 di questa
29esima giornata che vede appunto in campo a questa buona Nino Fasano e Bacca Popolare Fondi. Intanto c'è un cambio nel Fondi, rientra appunto il portiere, ricordiamo che c'era il tentativo di extra player. Intanto De Benedetto ancora per Arena che si alza e la parata di Vinci. Sì, tra l'altro sotto passivo Arena era costretto a forzare la conclusione, sì, che non era completamente... movimento, ma non ho capito, sì, perché la schiacciata al centrale, sì, aveva almeno tre soluzioni diverse, ha scelto probabilmente quella più semplice per il portiere. Una poesia degli Elstam che praticamente ha mandato al bar con una finta quattro difensori del Fondi e poi era rimasto solissimo Franceschetti contro Vojovac ed è il primo doppio vantaggio della gara ed è a favore della Junior. 13-11. Andiamo anche fra poco ad aggiornarci dopo il time out sui risultati della, del, che vedono in campo le altre squadre. Sì. Intanto siamo tornati in diretta, andiamo a vedere come detto i risultati delle altre gare in contemporanea. Bolzano Cassano Magnago 12-10, Bressanone Trieste 11-7, Conversano Siena 10 pari, Merano Sassari 9-10, Molteno Siracusa 9 pari, Bressano Cingoli 13-6. Questi i risultati finora. Ricordiamo che si ripartirà con il possesso palla del Fondi quando il cronometro è fermo sui 20 minuti e 42 secondi all'inizio del match. Ripreso il gioco, Arena, De Benedetto, è rientrato anche Matà e intanto Flavio Messina in campo. Sì, c'è Flavio ora al centro della difesa al posto di Franceschetti. Arena arresto in qualche maniera, poi peccato, sgambetto. Sì, peccato per Arena, aveva fatto un bel movimento, tra l'altro tecnicamente molto difficile, è riuscito poi nel palleggio, fosse passato sarebbe stato un bel gol sicuramente. Intanto sì, ora ha rischiato qualcosina Angelo, sì, che sì, sì. Non l'ha fatto sicuramente, no, assolutamente, ma... non con volontarietà, però gran era bel movimento, sì, sì, l'intervento di Vensini. Quindi qualche minuto di pausa anche per Franceschetti mentre riparte il cronometro. De Benedetto, Arena, poi la conclusione alta di De Benedetto. Qui ecco, questo è il sì, classico, vai vai Antonio, però dicevo giusto il classico tiro in cui ne... bella ripresa da parte di Benedetto in cui beneficia la difesa, perché la difesa è riuscita a chiudere così bene che forzando il tiro la palla va fuori. Sì, intanto Pugliese aveva cercato una buona linea di passaggio per Messina, però era stato bravo a sua volta anche Piero De Benedetto che ha intuito e ha bloccato la sera, però aveva commesso fallo mangiocca su Pugliese al momento del passaggio. Angeloni, Jörstam, Flavio Messina, Angeloni, Angiolini centrale sul primo palo in cui era posizionato portiere, che non ha dovuto fare nessuno sforzo. Ancora Arena, beh qui bravissimo, tra sì, l'altro ritengo anche abbia ragione Arena, perché c'erano effettivamente gli estremi per un fallo anche in questo caso non volontario, però molto molto rischioso, sì. Bravo Arena, è entrato in estrema velocità, ovviamente. Infatti, imprendibile l'esperienza del direttore di gara che subito ha guardato Angione e ha detto guarda la prossima volta, sì, sono costretto a farti sedere in panchina per un paio di minuti, perché certo, è al di là di quello che può accadere è anche pericoloso come assolutamente come, sì, perché l'atleta avversario è di spalle e lancia la rete. Ora Jörstam fa tutto da solo. Sì. 14-12 dunque, adesso il Fondi riprenderà con un attacco organizzato, non sceglie di non ripartire con la rimessa veloce, intanto
Vulic in posizione centrale. Di pivot c'è sì. appunto Francesco Gascone. Sì, è rientrato lui dopo aver dato aver avuto il cambio da Ponticella per una per un frangente di questo primo tempo. Sempre De Benedetto, adesso scala bene il pallone, servito ancora Vulic. De Benedetto prova ad arrivare, prova ad entrare, serve il compagno. Bravo Beharivic per la sì. buona difesa, che però voleva più collaborazione da Angeloni. Sì. E infatti i due provano a spiegarsi, ma Angeloni non ha capito che si è ripreso a giocare. Intanto ancora De Benedetto che prova il tentativo, poi serve il compagno ancora una volta a girare, questa volta Vulic, sempre per De Benedetto che prova il tiro, questa volta che finisce fuori, e dunque 14-12 e vinci. Prova a far ripartire proprio dal numero 8, richiamato prima da Beharivic, ossia Angeloni. Angeloni ancora, questa volta ai limitissimi dello sfondo. Sì, se non si fosse girato il difensore sì. sarebbe stato lo sfondo. Qui distinto, cioè sì. il difensore bravo aspetta, se lo va a prendere sì, in maniera proprio anche un po' masochista, no? Certo. Masochistica, l'arrivo travolgente dell'avversario invece generalmente accompagnato anche da un urlo, no? Sì. Piuttosto anomalo, è una caduta di schiena a terra sì. come se ci fosse una piscina. Intanto Angiolini traversa linea e poi Cascone sulla respinta può accelerare il Pogni con Vulic che cerca i piedi di Beharivic, che questa volta non è assolutamente giusta decisione arbitrale di non dare la sospensione temporanea, perché la conclusione di De Benedetto viene neutralizzata, anzi di Vulic stesso, viene neutralizzata da Daniele Vinci con Alessandro De Angelis che fa il suo ingresso in campo al posto di Angeloni in attacco. Pierstam De Angelis, ancora Alessandro De Angelis, Pignatelli in doppio pivot. Intanto ora buona difesa del Fondi, che è vero mancano tiratori praticamente a parte io, Alessandro della Junior, che quindi è costretta a cercare la linea di passaggio o lo scalare veloce. Ora però Pugliese ci smentisce con questo sinistro fulmineo, un bel tiro a incrociare dall'altra parte col sinistro, davvero molto bravo. Intanto è il più 3 adesso per la Junior. De Benedetto, bella palla, peccato però leggero ritardo, altrimenti avrebbe avuto molto molto spazio. Ancora il numero 6, bravissimo, bravo nell'evitare con una fitta l'avversario a metterla dentro. Do Benedetto, grande ingresso in campo, ottimo giocatore, ha fatto vedere grandi cose fino a questo momento. Sì, soprattutto col cambio di direzione veramente efficace, un po' quello che ci insegnavano da bambini, no? Quando sì. eravamo nella palestra della ragioneria, con il cambio di direzione rapido, certo. che era l'Ave Maria. Assolutamente, ovviamente non tutti siamo riusciti a impararlo, no, in maniera giusta. No, noi ci hanno relegati poi a commentare le partite, insomma. Intanto io e Sam, sempre De Angelis che prova ad entrare, questa volta è 7 metri. Sì, non sappiamo se è per difesa in area, anzi no, è per la spinta probabilmente di numero 24. Sarà quindi io e Sam adesso contro Maxim Volivac. Vediamo il tiro e la palla che si schianta sulla traversa sì. e dunque permette adesso al Fondi di ripartire, ancora con il numero 6 De Benedetto, rapidissimo il Fondi, ancora con Vulic, questa volta la posizione di ala, ma entra chiaramente dentro un assolutamente inesistente oggi Dario Mangiocca. Intanto dall'altra parte ancora Flavio Messina e in pieno tuffo la mette dentro, sì, 16-13 con l'assist di Erstam da sì. porta praticamente. Sì, comunque giornata no per Mangiocca oggi, sì, non ha assolutamente. Anche qui è entrato in maniera anomala per dritto senza cercare di allargarsi e con lo poca spazio. Sicurezza in se stesso, l'hai visto, temeva quasi che gli arrivasse o il portiere addosso o il difensore addosso, non è stato convinto, tant'è che ha saltato neanche tantissimo e ovviamente arrivi in area. Sì, poi conclusione sul primo palo, ancora una volta al di là che dell'invasione però. Certo. Dall'altra parte comunque c'è stata la rete di Flavio Messina. Ora nuovamente attacca di loro, Mangiocca va a posizionarsi come doppio pivot, Vulic perde il riferimento e Flavio Messina lo ferma all'altezza di 9 metri dove si è ripartiti. Vulic prova a girare Beharivic a servire dietro la schiena Cascone, capisce tutto la difesa della Junior, però c'è stato anche il fallo
ancora Vulić chiama un incrocio per Di Benedetto, che poi la passa direttamente nelle mani, sì, di Vinci, che prova a lanciare proprio Messina, ci riesce, fa tutto da solo proprio Messina e concretizza anche con la rete. Bravo Daniele Vinci nella ripartenza, sì, veloce, bravo anche Messina, sì. In questo caso ritengo però che De Benedetto volesse girarla col polso al pivot e che abbia ricevuto uno schiaffo sul braccio nel momento in cui appunto stava per completare il movimento per servire il compagno in posizione di pivot. Tuttavia insomma l'azione poi si è evoluta in maniera diversa e adesso il Fondi è costretto a inseguire a meno di due minuti dalla fine un risultato che vede la Junior Fasano in vantaggio di 4 gol. Sì, il Fondi che comunque sta palesando, al di là di alcune giocate individuali, dei problemi proprio di manovra offensiva. Vediamo anche in questo caso una palla persa malamente con Angiolini che ha vita facile per il più 5 Junior. Guarda, qui non ho capito perché Vulić si è rassegnato quando entrambi, lui e Angiolini, erano all'altezza del centrocampo. Sì. Cioè, ho capito che in quel caso rischi di non solo di fare fallo, ma anche di fare male. Però comunque continua a mettere pressione all'avversario. Sì, almeno, sì, esatto, almeno può tirare sotto pressione e il tuo portiere riesce magari a prenderla. Quindi, insomma. Sì, ma c'è da dire veramente, al di là di alcune più che buone giocate individuali di Arena, di Benedetto, per il resto veramente come bella, in questo caso bravo, no? Che bravo, che bravo, che gran partita. Però non ci sono state grandi giocate, grandi schemi offensivi da parte della formazione, no, ospite. Ci sta pure che oggi sia più complicato perché ripeto, squadra già retrocessa, mentre c'è il time out chiamato per l'ultima azione di questo primo tempo da Francesca Ancona. Mancano praticamente 12 secondi al termine della prima frazione. E sicuramente Francesca Ancona ha chiamato questo tema proprio per sì, peraltro diciamo la differenza è che sai a 4 gol di distacco ormai a fine primo tempo con la stagione che non ha più niente da dirti, magari non la giochi più con tutta la carica agonistica che puoi metterci. Mini spot. Dunque 12 secondi al termine di questo primo tempo che per la 29esima giornata vede appunto incontrarsi a questa Pone Junior Fasano e Banca Popolare Fondi. Intanto ancora De Angelis il tiro è sbagliatissimo, bruttissimo e finisce fuori e proprio Volivac non ci prova neanche e dice ragazzi andiamoci a riflettere un attimo nello spogliatoio e vediamo un po' che cosa avrà da dirci questo secondo tempo. Lo stesso facciamo noi con un atteggiamento meno healthy, andremo a bere una birretta e poi ci rivediamo fra pochissimo.
Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Fornitura di tecnologie post raccolta. Da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. Saim, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Sta per riprendere la gara qui nella palestra Zizi di Fasano. Ci siamo fermati 18-14, quindi alla fine di questa prima parte di gara, e si sono invertite dunque in campo le squadre e saremo a vedere se questi quattro gol di differenza saranno insormontabili e saranno definitivi, insomma, quindi per il Fondi, o se la squadra oggi in maglia grigia e nera riuscirà, insomma, in qualche modo a far vedere nuovamente quanto ho fatto vedere nei primi minuti di gara con una bella intensità. D'altra parte invece la Junior Fasano ha segnato nel finale del primo tempo sicuramente un bel break che le permette adesso di vivere con maggiore tranquillità questa ripresa. Si riprende dunque. Intanto dobbiamo anche fare i nostri personali auguri a Davide Schiavone, direttore di gara questo Gilcampo, che praticamente mercoledì 2 giugno concluderà la sua carriera da arbitro, e in bocca al lupo e auguri per un radioso futuro di vita. Assolutamente sì, e ne avevamo parlato anche durante il corso del primo tempo. Intanto, ancora tornando un secondo in cronaca, c'è Pugliese che porta quindi il risultato sul 19-14. E ne parlavamo prima, appunto, una coppia arbitrale che anche quest'anno ha mostrato come sempre di essere all'altezza del ruolo che ricopre, a differenza
tanti altri episodi visti insomma in altri casi in cui spesso è emersa magari un po' di inesperienza, la loro esperienza sarà sempre assolutamente positiva. Nello specifico Davide Schiavone è sempre stato esempio di serietà, correttezza, soprattutto anche una sorta di quasi reverenza, no, da parte dei giocatori nei suoi confronti, dovuta proprio al rispetto e all'evidente conoscenza della pallamano in tutto il suo essere. Sì, anche un modo di porsi che non è diverso proprio dalla loro calza, sì, e dalla supponenza di altri colleghi, invece lui sempre con il sorriso sulle labbra ha sicuramente facilitato il compito, poi tante finali, quindi comunque una bella carriera per... Scavo intanto la rete di Matà, che riporta a meno 4 il Fondi. Angiolini, io stam. Fantastico, hai visto come non ha fatto passi incredibile questo ragazzo. Sì, con un pareggio laterale, quasi dietro, sì, la schiena. Sa sempre dove si trova la palla, praticamente. Sì. Pugliese, Angiolini, io stam. Pugliese chiama in causa Angeloni. Angiolini passivo, si alza il braccio. Jerstam, grande passaggio di Jerstam Franceschetti, che è bravissimo anche la tuta argentina nell'agganciare, sì, il pallone e a tirare alle spalle di Vojovac. Mentre dall'altra parte c'è Matà, serve Arena che prova a incunearsi tra Angeloni e Hirstam, fallo, e può manovrare ora in fondi con Vulic, Matà, Arena, trova il gol Arena nonostante la difesa di Angiolini, con Vinci che non ha visto neanche partire il tiro praticamente. E siamo ancora dopo 3 minuti sul più 4 Junior. Stavo cercando un attimo di dare un'occhiata a quelli che sono gli animi da parte di entrambe le panchine. È evidente insomma rassegnazione, potremmo dire, da parte di quelli del Fondi, almeno in panchina. Intanto cerchiamo un attimo in cronaca Angiolini, ancora lui, 21-16. Dall'altra parte invece mi chiedo, Antonio, quando per Ancona sarà il momento di schierare un po' di forze fresche, e al di là di Vinci che ha giocato e sta giocando ormai tutta la partita, sono curioso di vedere giocatori appunto come Boggia, come appunto i De Angelis, come la Padula, insomma, che oggi potrebbero oggi magari... Esordio, la Padula, sono stati convocati, mentre abbiamo visto Tommaso De Angelis entrare al posto di Pignatelli. Ora non riesce a cogliere il servizio di Irsen, che in realtà questa volta è stato impreciso, è uno dei rari errori dell'atleta, sì, svedese. Ci ricorda che è umano anche lui. Con il Fondi che ovviamente ora penso che nei suoi principali protagonisti ovviamente c'è anche la premura di mettersi in mostra per trovare spazio magari in un'altra compagine, sempre nel massimo campionato. Oggi è stata decretata proprio poco fa la intanto il fallo in attacco su Franceschetti di Arena, con Jolstam che prova a servire Angiolini, bravissimo in questo caso Vulic a intercettare, e poi la conclusione al lato di Marquez, ancora un po' di errori da una parte e dall'altra. Arena rincorre, pennante, rincorre questa palla, poi in caduta riesce a realizzare. Sì, abbastanza semplice, ovviamente Angiolini non poteva fare nulla, lì rischi tantissimo perché rischi 2 minuti e oltretutto, però ha fatto bene ciò che non ha fatto prima, appunto mettere pressione all'avversario nel tentativo di farlo sbagliare. Intanto è richiamato proprio da Francesco Ancona, va e fuori. C'è Savino che... Ed è dunque il momento di Alessandro Savino. Sì, dicevamo, intanto il Cappi vincendo, intanto grande rete di Jerstam, il Cappi vincendo la semifinale dei playoff di A2 contro il Malo, e il Rubiera vincendo contro il Torri di Quartesolo, hanno guadagnato l'accesso in Serie A, quindi le due neopromosse per la prossima stagione saranno per l'appunto Rubiera
e Carpi, vecchie conoscenze, sì, della Palamara Italiana, tra l'altro della, provenienti da, da pochissimi chilometri di distanza le due formazioni. Sì, della, si torna Modenese, dunque, sì, esatto, in Emilia Romagna per due trasferte sempre storicamente molto significative. E intanto ancora Matà, il tiro di Vulic, muro di Angeloni. Più 4 junior, c'è anche il braccio del passivo alzato, Arena, poi Irsam intercetta, non che può fare la doppia, Irsam. Serve Tommaso De Angelis contro Voljovac. Oh, oh. E non è da lui, non è da, non lui, è da lui. E si è fatto forse un po' prendere anche dall'emozione. E intanto ancora dall'altra parte, 7 metri, che sì, bravo però Irsam, Irsam è incredibile. Esempi come questo ti fanno capire che lui è sempre iperconcentrato, cioè non commette mai errori da evidente deconcentrazione, come poteva essere questo sia nel primo controllo sia nel riprendere la palla e servire il compagno. Sì, è davvero un giocatore pazzesco. Sì, tra l'altro, tornando al tiro di Tommaso De Angelis, mentre Savino ha commesso il fallo da 7 metri, Tommaso De Angelis ha fatto la finta spiazzando completamente il portiere, quindi il primo intervento è stato positivo, poi il secondo un po' meno perché è andato al tiro in maniera imprecisa. Intanto Vulic ha superato Simone Sibilio in questo 7 metri, quindi rosicchia un paio di reti dal più 5 della Junior, ora siamo a più 3. Irsam, Angeloni, Irsam, Savino, Irsam. Mamma mia, che bello commentato. No vabbè, è un giocatore pazzesco, ha fatto un movimento, è rimasto fermo in aria. Io a un certo punto ho cercato il tasto play per continuare a mandare avanti la diretta, in realtà era tutto reale. Intanto De Angelis prova a rifarsi dopo l'errore di prima e questa volta non sbaglia. Ma che cosa ha fatto Iosta? Perché rimanendo in area ha mosso prima l'avambraccio e poi ha dato una forza col polso straordinaria. Cioè, ragazzi, insomma, è davvero incredibile questo giocatore. Assolutamente sì. Poi bravissimo Daniele Vincio a lanciare in contropiede Tommaso De Angelis, che si riscatta facendo il 24esimo gol della Junior, 24-19. Sì. Intanto ancora Mata che prova il tiro. Qui cerca un fallo, ma assolutamente non ce n'erano gli estremi. Intanto ancora De Angelis, ricercatissimo, numero uno, e la mette dentro, 25-19. Ancora è bravo in questo caso De Angelis, perché non si è fatto prendere dalla demotivazione dopo aver sbagliato clamorosamente un attimo fa. Ne ha messe dentro due di fila, e tra l'altro anche molto difficili, specialmente la seconda. Però può esultare insomma per questo 25-19 che vede quindi la Junior adesso riportarsi sul più 6 rispetto al massimo Fondi. Vantaggio mini spot. Riprende il match dopo il timeout chiamato dal Giacinto De Santis. Meno 6 per il Fondi. De Benedetto, Luigi Arena, Vulic, De Benedetto, Cascone. Escono un po' tutti i pivot, Cascone e Ponticella. Ora entrambi in campo, però entrambi che aiutano uscendo dalla linea dei 6 metri. De Benedetto fa tutto da solo, incrocia bene, qua forse si poteva passare anche sì, in mezzo c'era fallo, sì, evidentemente il fallo di Re Antonio, infatti
L'arbitro questa volta ha lasciato correre, intanto ancora De Angelis non ha questa volta lo spazio per entrare, la sarà servito da Savino, e direi sì che comunque gli estremi per il fallo ci fossero. È evidente anche il fatto che De Benedetto sia arrivato al tiro in evidente condizione precaria anche di equilibrio, e la palla è finita fuori. Sì, forse è, diciamo, un pizzico di furbizia, non si tira lì, l'arbitro ti dà il fallo 99 su 100. Irstam Savino lascia in maniera non precisa Irstam, però c'è il braccio del passivo che si alza, ancora Irstam per tira? Si metterà in polo, no. Franceschetti se la prende con se stesso, perché poteva forse riuscire a bloccare, era in vero veloce il passaggio, però qualcosina in più si poteva fare. Vulic adesso, De Benedetto e il Fondi che prova un attimo a raccogliere i cocci di una ripresa che non è andata meglio della fine del primo tempo. È stata ancora De Benedetto, bella palla, che bravo, e sicuramente, guarda, mi voglio esporre, ora non so il contratto e tutte le altre, insomma, realtà di questo genere, ma De Benedetto è un giocatore che meriterebbe comunque di rimanere a far vedere. Che bravo De Angelis intanto, che bravo, questo è un talento vero, ragazzi, veramente veramente bravo. E dicevo che De Benedetto è un giocatore che speriamo di vedere comunque nella massima serie il prossimo anno, perché davvero sta facendo vedere grandi cose quest'oggi. Bella partita per il numero 6 dunque del Fondi. Ecco qui proprio Ciccolella, De Benedetto sbaglia, è passato Ciccolella, ancora è a rotazione, adesso prova a entrare Vulic, se ne porta via 2-3, l'arbitro che ha fischiato così il fallo, perché era comunque al quinto passo. Sì, ormai c'era. Sì. E intanto vediamo che l'arbitro richiama l'operatore per la pulizia del parquet, proprio dove è caduto un attimo fa il giocatore con la maglia numero 44 del Fondi. Anche per lui una grande partita. 26-20 ed è passato il primo terzo della seconda metà. Sì, intanto gara. Se vogliamo proprio, cioè, guardando in panchina i movimenti, anche Simone Sibiglio si appresta a entrare in maniera stabile tra i pali. Beh, giusto che ci sia un po' di spazio anche per lui, si riscalda, vediamo adesso come entrerà in partita, c'è già entrato con qualche tiro dei 7 metri. Sì, praticamente solo la Padula e Fovio non hanno fatto il loro ingresso in campo, ma per Fovio la vediamo dura oggi a vederla in campo. Beh, sì, insomma. Per la Padula penso ci possa essere spazio. Deve esserci, sono minuti importantissimi, ancora bravissimo in questo caso De Benedetto a servire proprio il compagno Ponticella, che riesce tranquillamente a riportare adesso il risultato sul meno 5 per il Fondi. E intanto vediamo se c'è adesso il cambio, no? Continua a riscaldarsi Sibilio con la numero 1. Ancora Savino, Angeloni adesso. Sembra entrato bene in campo Savino. Sì, sì, sta mostrando parecchia sicurezza. Qui intanto ancora Jostam prova ad entrare Savino, però non c'erano spazi. No, non c'era spazio e si era girato anche un po' male in realtà. Fortunatamente è stato chiamato il fallo. Intanto ancora Jostam, bella palla qui per Angeloni, e che la mette dentro ed è 27-21. Più bello l'assist o il gol? Beh, guarda, il bel gol, ma l'assist come sempre è davvero una crema, insomma, è... che spettacolo per... Guarda, ovviamente non ci inquadra la telecamera, ma io mi guardo il polso ogni volta per capire se si possono fare... Non lo vedete, ma Antonio Natarta la sta facendo dei test sul suo polso per cercare di capire se funziona come quello di Jostam. E intanto ancora De Benedetto, Vulic, ancora i due che si scambiano con Ciccolella, questa volta che si allarga tantissimo, Ponticella, eccolo qui il numero 2, ancora Vulic che prova ad alzarsi, serve poi Ciccolella, il tiro e la parata questa volta di Vinci, tiro non esageratamente bello da parte di Ciccolella, però vedendo la difesa di Bearvic, veramente in difesa è ancora il Bearvic dei tempi d'ora, lo ha seguito fino alla fine con le braccia alzate, è vero, a 2 centimetri di distanza ti chiude tutti gli spazi. Bearvic ha una forma fisica incredibile comunque, d'altronde per il mestiere che fa, sono un... certo, come personal trainer, ricordiamo per chi non lo sapesse, ovviamente deve anche vendere bene, no? Sì. Davvero, no, è assolutamente in forma anche nei tempi, perché bella qui intanto ancora Jostam,
sì, che rischia di decapitare Vojvodic, infatti richiede scusa. Anzi, non si tratta di Vojvodic, ma è entrato Luca Macera, cioè sono le scuse di Macera. Io restiamo a Macera, giustamente. Beh sì, certo, insomma il tiro abbastanza violento e centrale, però vicinissimo alla testa del giovanissimo portiere Fondano, che ha rischiato un po', sì, di finire ghigliottinato. Decisamente. E intanto ancora dall'altra parte, subito, rapidissimo, ma la palla che finisce sulla traversa, il tentativo di Marquez che però si schianta appunto sul ferro orizzontale. Intanto avviene proprio il cambio, entra Sibilio ed esce Vinci. C'è l'applauso un po' per entrambi, potremmo dire. Sibilio adesso dovrà godersi quest'ultimo quarto d'ora, invece Vinci ha fatto vedere, tutto sommato, a prescindere dall'enorme mole di gol subiti, una buona partita. Sì, sicuramente la sufficienza la merita. Certo. E Savino ha spazio davanti a sé, bravo nel movimento, poi non trova la porta, però era stato veramente bravo nel cambio di direzione. Si mette le mani sul volto già mentre era a terra, perché aveva capito di aver commesso un errore che invece poteva determinare un gran gol. Per Arevic, per sporcare il passaggio. Poi è una montagna incredibile. De Angelis subito, Franceschetti ancora, De Angelis, che bravo De Angelis, ma bravo nel complesso dell'azione, sarò bravissimo ad avere la freddezza di ripartire in maniera così rapida, servire Franceschetti, intelligentissimo nel riapparecchiare la tavola per il compagno giovanissimo, e la mette lì dove il portiere, altrettanto giovane, sì, ovviamente non può arrivare. Con una palla morbida, tra l'altro, neanche c'è cercata con la precisione giusta. Ancora De Benedetto per Vulic. Sì, Ciccolella, De Benedetto in posizione centrale, punta un attimo l'uomo, serve ancora Ciccolella, serve rapidissimo ancora il tentativo per Vulic, riesce ad entrare Ciccolella, e però poco lucido Savino in questo caso, con i piedi in aria a prendere il rimbalzo. Intanto ancora Fondi adesso, Vulic, De Benedetto, sempre Ciccolella. Si alzerà il braccio del passivo probabilmente in questo caso. Si sono un attimo sentiti e confrontati i due arbitri. Ancora adesso dall'altra parte Marquez, bravo Sibilio a metterci una pezza. Il numero uno della Junior Fasano, tra gli applausi degli addetti ai lavori in realtà, perché intanto ancora dall'altra parte un altro enfant prodigio della compagine fasanese, De Angelis, che si va a prendere con questo time out tutto l'applauso. Si doppia applausi per Sibilio da una parte, per Tommaso De Angelis dall'altra. Giovanissimo. Ma Tommaso De Angelis ci sembra un veterano ormai, per la lucidità, incredibile questo ragazzo. Tiro e tra l'altro anche di fronte a Colle Luori, abbiamo visto, di fronte a portieri di spessore, allo stesso abbiamo visto anche con Di Gian Domenico nel derby col Conversano, veramente sempre efficace. Peraltro nell'ultima azione i due protagonisti, con le cui età sommate, sono comunque inferiori a quelle di Fovio. Sì, assolutamente. Ma anche di un po'. Mini break, a tra poco. Tutto pronto per ripartire dopo questo time out. Mancano la Padula e Fovio dal campo. Vedremo se ci sarà spazio per entrambi. Abbiamo già detto che Fovio credo guarderà dal campo tutta la partita. Beh, direi che mi sembra anche corretto lasciare spazio a questi due giovani, sì, perché peraltro, come ho visto anche poco fa, Sibilio si sono comportati alla grande. In maniera degna, sì. Mata. Ancora Sibilio, bravissimo. Però tu non rischia un po' di frazione di passi, il fallo di passi meglio. Era Mata. Qui forse l'ha persa lui la palla, c'è da dire. Sì, ha perso la palla e non c'erano da entrambe le parti le estreme per il fallo, quindi direi che in questo caso l'arbitro ha fischiato un po' quasi per inerzia. Intanto ancora Mata, che prende poco maldestro il numero 20 del Fondi. Sempre dall'altra parte il tentativo, bella questa palla, e recupera però Jolstam, che bel lancio,
bello, ma questa volta non efficace assolutamente. Sì. Bello stilisticamente, però era corto, sì, non sì, era, sì. Si poteva fare meglio. Tato dall'altra parte, il tiro ancora Sibilio. Sibilio è in power play ormai. Sì, decisamente sì. He's on fire, come dire. Sibilio is on fire. E ricorda, io ricordo per esempio un altro talentuoso portiere della Junior che con la all'epoca credo 16 o 20, no, 22 forse la Pertosa che entrava, insomma, faceva questi break degli ultimi minuti prendendo praticamente tutto, e Sibilio me lo sta ricordando tantissimo. Intanto ancora De Angelis, che bravo, e dall'altra col passaggio parte. Da sotto le gambe di ieri. Lui è passato da sotto le gambe proprio, non so se hai visto. Si è abbassato e è andato, e quindi 31-21 ormai super break di 10 gol tra le due squadre, però tutto marchiato, insomma, da due ragazzini che non hanno neanche la patente, eppure stanno qua, insomma, sì, a dettare legge. De Angelis e Sibilio, grandissimo finale di gara per i due. Vuole Mata, scambiano i due, richiamato Marquez, Vulic, Marquez, ancora Marquez, Mata, ancora Sibilio. Ha messo giù la serranda praticamente. Sì, sì. Stam. Angeloni, Alessandro De Angelis, e rientra anche Boggia, che abbiamo visto per un brevissimo frangente nel primo tempo. Guarda, tra l'altro, ecco qui c'è l'altro De Angelis invece che detta i propri tempi in posizione di centrale. Si scambia adesso con Messina, sempre cioè, pugliese. Io stiamo il tiro e la palla che finisce fuori. Il sottopassivo ha dovuto forzare la conclusione dalla distanza. Questa volta il Pozzo non ha chiuso bene la traiettoria. Più potenza, Mata prova un servizio a Rotunno. Poco utile, Rotunno non può più muoversi. Esatto, sì, ecco. Un po' oltre, diciamo. Peraltro, ecco, l'ha anche abbonata. I tre secondi, sì, sì. Mata, Vulic. Vabbè, d'altronde su questo punteggio ci può pure stare un po' di Un po' di elasticità anche da parte degli arbitri, specialmente verso i ragazzini, insomma, che stanno muovendo i primi passi. Intanto ancora Sibilio, non eccezionale il tiro probabilmente, però è pronto, però il ragazzo è pronto e lì ha un ottimo riflesso, e quindi davvero tanto di figlio cappello. D'arte. Beh, il padre è una leggenda. Sì, assolutamente sì, in un altro ruolo diametralmente opposto, sì, rispetto al suo all'interno del campo. Intanto ancora Fondi, adesso con Vulic, Mata. Tra l'altro aveva provato a giocare con sette uomini in attacco il Fondi, senza portiere, però non è riuscito nella giocata. Ora Jelstam ruba palla, poi la perde. Peccato. Cascone più fortunato nella circostanza. Sì, fortunato, bravo a rimanere lì. E tra l'altro sentivamo Ancona che era molto soddisfatto di queste difese, diceva buona, continua. Effettivamente ha portato molto bene al passivo. Ricordiamo comunque che non è la difesa titolare, perché no, sta giocando adesso con sostanzialmente, no, ma il pallone era tra l'altro definitivamente nelle mani della Junior. Poi il pallone è rimasto praticamente scivolato dalle mani di Jelstam. Il Cascone se l'è ritrovato. Pugliese, Jelstam scarica per Boggia, che realizza la sua prima rete in maglia Junior. Davvero bravo in questo caso, ottimo il movimento, e tra l'altro si è coordinato molto bene, bene anche con i passi verso l'area per poter guadagnare una posizione migliore. Ed è 32-22. Ora gli toccherà portare da bere nel spogliatoio, da mangiare, no? Si usa così dopo. Beh, potrebbe farlo anche in tribuna da noi magari. Mentre recupera ancora una palla da Junior, poi il Fondi insiste in attacco, entra dritto per dritto. Questo è un tiro, un missile, ovviamente era imprendibile. Sì, ha avuto vita facile sopra Alessandro De Angelis, fisicamente diversi. Marquez, tutto del gol, e il giovane centrale biancazzurro. Boggia, Pugliese, De Angelis, Messina, Jelstam. Bella in questo caso marchiata dai due fratelli e da Jelstam questa tripla azione. Volante. Questo è veramente un bel gol, molto accademico, sì,
Bello, bello, è uno di quelli che poi si rivede insomma su Instagram, su YouTube. No, sì, segniamoci che... il minuto perché oggettivamente diventerà virale. 21esimo del secondo tempo. Lo andremo a caricare stanotte il sesto su YouTube. 7 metri ora a favore del Fondi. Vediamo se Francesco Ancona concederà al giovane Vito Fovio la gloria di andare a tentare di parare il 7 metri. Vediamo. Mentre anche io lo sta, mi viene chiamato fuori dal campo. Per Savino. Quindi questi ultimi 8 minuti saranno insomma. Intanto il Merano è passato in vantaggio dello Sassari 25-24. Quindi... questo è una grande notizia per la Junior Fasano adesso. Praticamente vede continuare i suoi sogni per raggiungere il secondo posto. Ovviamente poi il Sassari non dovrebbe vincere l'ultima, a patto che perda questa, ancora lunga. Perché sì, qui 8 minuti ormai sono saranno accademia, però. Beh, certo, Sassari sicuramente saranno da quelle parti invece saranno sicuramente commentando un'altra partita. Non sappiamo in quale lingua, però. Salutiamo ovviamente i nostri amici altoatesini. Savino. Pugliese. Un po' di imprecisioni ora. Alessandro De Angelis si alza il braccio del passivo. E poi un passaggio un po' troppo forzato. Beh, qui secondo me lo fai. Esatto, lo fai perché speri che ti chiami nel fallo. Però non è stato così. Tanto ormai gli arbitri, appunto, pare siano per far giocare, per lasciar divertire appunto i ragazzi, anche perché l'età media in campo, fatta eccezione per quel sessantenne di Flavio Messina, si è abbassata notevolmente. Sì. Intanto ancora dall'altra parte sempre De Angelis, rapidissimo a servire sempre il fratello, e adesso Savino per De Angelis, e si riparte da un'azione coordinata. Chiama il time out Coach Ancona, forse Giuseppe Grassolla, che è il responsabile under 19, forse è più lui a chiamarlo in questo caso. Sì, sì, beh, ormai potremmo dire che è lui che sta coordinando, anche considerato appunto l'età media bassissima in campo, però a prescindere da questo si stanno difendendo alla grande e stanno continuando a mantenere questo break che attualmente vede la Junior sul 33 e il Fondi sul 24. Mini break anche per noi. Quindi 7 minuti al termine della gara, ci sarà da asciugare il parquet, probabilmente è caduto un po' d'acqua durante il time out, mentre l'arbitro parla col fotografo, una foto ricordo forse di questa ultimo atto a Fasano, sicuramente, perché essendo l'ultima di campionato tra le mura amiche potrà tornare da spettatore, lo aspettiamo ovviamente. Assolutamente, con estremo piacere. Intanto sulle tribune del palazzetto, tra l'altro, speriamo che si auspichi sia pronto per l'inizio della prossima stagione. De Angelis, Flavio Messina, Pugliese fa tutto da solo e va in gol. Maglie larghe ora della difesa che arretrava invece di andare a contrastare il tiro. In ogni caso questo Fondi, se non smantellerà più di tanto l'organigramma, non dovrebbe avere vite difficili a risalire prontamente nel massimo campionato, Vito. Assolutamente no, questa è una squadra che evidentemente fa parte di questa categoria. E dunque bisognerà adesso capire che prospettiva la società. Intanto ancora dall'altra parte Sibilio dice no.
Mangiocca continua a non trovare spazio. Continua veramente a essere in giornata no dall'altra parte. Intanto ancora Savino prova ad entrare, serve Pugliese, scarica velocissimo ancora per la Padula. Per Boggia, sì. Per Boggia, sì, che scusate, che esulta, insomma, portando quindi sul più 11 adesso la Junior Fasano sul fondi. Pulic De Benedetto, ora diventa veramente difficile psicologicamente per il fondi non continuare. Adesso aspetti che il cronometro, insomma, dica che è finita la partita, perché si spera quasi che non si chiamino più time out. No. Di Benedetto, De Benedetto, Rotunno, Arena, Vulic ancora, bravo e fortunato. Ora poi Tomasena ci si lancia, Pugliese solo contro Macera ed è più 12. Bravo Sibiglio, bravo De Angelis, bravo Pugliese, tanti complimenti per tutti quest'oggi. Benedetto arresta, cerca di trovare uno spazio ma difende bene con il solo primo Messina esperto, sì, al centro. Ora commette fallo proprio il capitano di lungo corso, che in un'intervista osservatorio si è raccontato, e ha raccontato anche il suo ruolo di chioccia. Intanto la rete di Vulic con un bel movimento, si è raccontato con il suo ruolo di chioccia nei confronti degli stranieri e anche dei giovani che arrivano a Fasano, e lui è un po' il punto di riferimento per le famiglie e anche per chi deve ambientarsi qui, e sicuramente chi più di lui riesce in questo compito, che beh, certo, tant'è vero che poi nessuno più vuole andarsene da Fasano, quindi specialmente con bene, queste temperature, insomma, in sì, cui evidentemente a fine partita. De Angelis, Pugliese, ancora Pugliese, 37-25, e mancano ormai meno di 4 minuti alla fine di questa partita. Il risultato, come detto, vede quindi la Junior Fasano in vantaggio. Intanto allunga addirittura il Merano, e dal coordinamento dunque 28 per il Merano, 25 per il Sassari, e adesso comincia a farsi interessante per la Junior, Antonio. Sì, ci sembra un po' di essere a tutto il calcio minuto per minuto a seguire, sì, non è nostra abitudine, ma sia la contemporaneità delle gare sia l'interesse concreto. Mentre bella la rete di Cascone ora sulla testa di qui, molto bravo. Mentre il Bolzano vince di 1 sul Cassano Magnago. 30-29 dunque per il Bolzano sul Cassano. Ed è un'altra partita da seguire attentamente. Intanto è uscito con l'ennesima standing ovation proprio Flavio Messina. C'è Grassi, eccolo qui. No, è la Padula che gioca con la divisa di Grassi. Ah, ecco, bene. Insomma, io continuo infortunato a non vedere senza occhiali. Intanto no, vedi bene, nel senso che la maglia, sì, effettivamente è quella di Grassi. Perché la Padula non è stato fatto in tempo di preparare, c'è stato il tempo di preparargli una divisa. Pugliese, serve Boggia, che poi gli rimane in bocca. Sì, non aveva allora tutto lo spazio necessario. Intanto dall'altra parte ancora De Benedetto, che non sbaglia e mette dentro il gol del 37-27 al minuto 27. Ed ecco quindi questa squadra di ragazzini terribili, tutti giovanissimi. Sì, di fatto è un under 19, fatta eccezione forse per Pugliese, che sì, è ventenne, lui classe 2001, è fuori da questo, e che comunque nel giro della prima squadra già era qualche anno, insomma. Sì, era 17enne pure lui quando è esordito. Ora Pugliese sì, indubbiamente subisce fallo, poi vediamo se Mangiocca riuscirà nel sbloccarsi. Eh sì, ci riesce questa volta. Mancano 2 minuti, è una grande passerella quindi per questi giovanissimi. Mentre si è in panchina, si segue con attenzione, evidentemente è un'altra gara. Certo, sì, è evidente che i ragazzi, con Fovio che ha dato in prestito lo smartphone per vedere il risultato, sta dando un'occhiata al risultato, lo seguiamo anche noi. E intanto si riparte, quindi ancora tornando in cronaca questo lungo contropiede dall'altra parte. Bravo, strepitosa questa volta la parata strepitosa, però inguardabile, improponibile Gio Mangiocca, cioè nel senso è anche vero che davvero un tiro del genere in un contropiede così ben apparecchiato, tra l'altro dal tuo compagno di squadra in porta, la tiri così,
mentre ormai volge al termine anche la gara di Merano, con più 3 Merano a pochi secondi dal termine del match. Ovviamente la Juve deve anche vincere la prossima gara per staccare il, o pareggiare per staccare il Bolzano, quindi per assicurarsi perlomeno il terzo posto, mentre questa gara tramonterà molto probabilmente con un punteggio che non si discosterà più di tanto da questo 37-28, anche perché mancano 30 secondi. Sì. In questo caso la Padula che prova ad essere un po' più alto sempre su Vulic, dall'altra parte sempre Arena che entra e con questo tiro fortissimo, e qui si è un po' vista l'inesperienza di Sibilio che ha abbassato la testa, ha parato il volto e ci ha messo la mano. Intanto ancora la Padula, mancano 10 secondi, è finita intanto a Merano e quindi il Merano ha vinto il tiro da posizione incredibile. Intanto dall'altra parte si conclude così con 37-29. La Junior Fasano dunque mette a segno l'ennesima vittoria e intanto Antonio parziale, anzi no, definitivo e finale da Merano. Allora, Bolzano Casamalego 31-30, il Merano invece ha sconfitto per 31-29 il Sassari, quindi Junior che è tuttora in corsa per il secondo posto deve vincere o pareggiare a Merano per blindare perlomeno la, il terzo gradino del podio, che permetterebbe comunque un risultato prestigioso. Beh, che peraltro, d'andata, per come si era messa questa stagione, direi che è un grandissimo risultato già giocarsela all'ultima giornata e giocarsi il terzo e perché no, speriamo anche il secondo posto, staremo a vedere. E tuttavia una grande stagione lo è stata anche per noi, è stata, come dire, per le nostre corde vocali un vantaggio, non abbiamo dovuto urlare Antonio come al solito a causa della presenza del pubblico, però ovviamente sia per noi che per i giocatori è stata una stagione che, come detto, vogliamo dimenticare. Questa storia della pandemia tende, potremmo dire, volge, speriamo, verso un asset un po' più positivo e speriamo presto di avere accanto a noi la presenza del pubblico che ci manca tantissimo. Una stagione bellissima, è stato come sempre un piacere essere, Antonio, al tuo fianco con i tuoi soliti estremi di professionalità e di preparazione in materia, è stato un piacere accompagnarvi e commentare questa stagione con tutti voi da casa per Eleven Sports, e quindi un saluto da parte mia a tutti quelli che ci ascoltano e un abbraccio, arrivederci alla prossima stagione da Vito Lamberti. Grazie mille intanto Vito per i tuoi saluti, per i tuoi complimenti che ovviamente a cui rispondo con affetto, grazie per avermi accompagnato in questo percorso, ringraziamo anche chi si è alternato, Paolo De Santis è capitato lui, Marisa Cassone che ci ha assistito praticamente per tutta la stagione a livello tecnico, e poi tutti i cameraman da Tiziano Di Calogo, Vito Musa e anche il nostro Graziano Albanese quest'oggi in cabina di ripresa. Intanto la foto ricorda dei due arbitri con i due capitani del match e con questa immagine dandovi appuntamento al match di Cassano Magnago ore 19, 2 giugno, match che potrebbe voler dire secondo o terzo posto per la Junior, un traguardo veramente importante per una stagione partita con l'obiettivo salvezza. Grazie ancora a tutti, ci vediamo l'anno prossimo.